ci troviamo in pieno centro di Roma, in una zona di enorme pregio e valore. Sotto di noi abbiamo Piazza del Popolo, alle nostre spalle c'è il Pincio, dove c'è, alle nostre spalle si può vedere, un immobile di proprietà del Comune di Roma. Questo immobile è oggetto di una vicenda dei tratti singolari. È stato concesso in comodato d'uso, quindi in prestito gratuito per la durata di ben 6 anni, ad una fondazione dalla precedente giunta del Comune di Roma, Giunta Alemanno. Come si chiama questa fondazione? La fondazione si chiama Roma Capital Investments Foundation. In un contesto come quello attuale c'è una crisi che è ovviamente crescente, in cui le risorse destinate agli enti locali, in particolar modo alle amministrazioni comunali, sono sempre via via più ridotte e quindi c'è una drastica spending review. Il Comune di Roma, pur essendo proprietario di un immobile di questo prestigio, sceglie non già di allocarvi i propri uffici comunali, non già di in qualche misura di darlo in locazione, in questo modo mettendolo a reddito, ma sceglie di darlo in prestito gratuito per la durata di 6 anni. Dagli atti di causa si evince che lo statuto della fondazione prevede che il presidente onorario debba essere il sindaco di Roma. Quindi nel momento in cui viene data in comodato d'uso l'immobile di Viale Gabriele D'Annunzio, in realtà il presidente onorario della fondazione è lo stesso Gianni Alemanno, quindi lo stesso sindaco che presiede la giunta che ha dato in comodato il bene. Ed è stato concesso a favore di un soggetto che in realtà al momento dell'affidamento dell'immobile stesso ancora non era formalmente costituito, perché da quanto emerge dagli atti la delibera del Comune di Roma era del 25 luglio del 2012, la fondazione viene costituita formalmente il 26 luglio. Il soggetto giuridicamente deve ancora nascere, ma già è destinatario di un immobile di rilevante pregio di 1000 metri quadri in una delle zone più belle di Roma. Uno dei presupposti per affidare, diciamo, un bene pubblico, un immobile pubblico, ora, è la, come dire, la pubblica utilità. Ovviamente. Quindi in questo caso, se l'ente, diciamo, l'amministrazione comunale, per dare in affidamento o in gestione un proprio bene, ovviamente lo deve fare nei confronti di un soggetto che garantisca una pubblica utilità. In questo caso non era ancora nata la fondazione. In questo caso addirittura la fondazione non era ancora nata. Salve. Ma voi avete ovviamente dipendenti? No, attualmente no. Certo. Siamo tutte persone che partecipano volontariamente e a proprie spese alla fondazione, sì. Tranne ovviamente dei professionisti che chiamiamo al momento opportuno. Che pagano magari per una consulenza specifica. Sì, perché sono legati a un progetto. C'è un ufficio, ci sono delle persone. Sì, 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 vabbè, oggi non vedi nessuno perché è una giornata particolare. Ma c'è in giro. Perché era festa ieri? No, siamo tutti in giro a fare altre cose. Ah, ok. Tutto è nato dal tentativo da parte dell'amministrazione pubblica di revocare il comodato precedente. Esatto. Questa revoca è stata fatta in maniera sbagliata dal Comune. Più dal punto di vista formale che dal punto di vista del controllo. Che in teoria, a quanto so, ci sono, che ne so, i gruppi consigliari che pagano. Sì, potrebbero fare qualsiasi cosa, per carità. Ma effettivamente questa fondazione, perché poi per far sì che il Comune dia un bene, diciamo, pubblico, o la fondazione o l'associazione che sia, deve comunque dimostrare di fare qualcosa per la pubblica, diciamo, utilità. Esatto. E cosa? Allora, noi abbiamo presentato tutta una serie di progetti, stiamo facendo le cose, però abbiamo avuto una decelerazione, se vogliamo chiamarla così, quando c'è stato il cambio di amministrazione. Vabbè, al di là della decelerazione, diciamo, dopo il cambio di giunta, ma di progetti poi portati a termine, fino, diciamo, da quando siete nati, ce ne sono? Per la comunità no, abbiamo fatto tutte cose per le
realtà che sono all'interno della fondazione. Le aziende. Le aziende che partecipano, quindi al momento diciamo fatti, conclusi. Per la amministrazione? No. Per la pubblica, diciamo, per utilità? No. Il Comune di Roma, con la nuova giunta, ha poi deciso di revocare, perché lo facoltà che era prevista in sede di delibera, di revocare l'affidamento dell'immobile e di destinarlo a uffici pubblici. In particolar modo, avendo disdetto il contratto di affitto piuttosto oneroso degli immobili di Via delle Vergini. Per questo affitto per cosa? Perché veniva pagato? Via delle Vergini è la sede dei gruppi, Viera, la sede dei gruppi consiliari. Quindi la volontà dell'amministrazione comunale è quella di allocare in questa sede i gruppi consiliari. Da un lato vi sarebbe un risparmio di spesa delle locazioni ovviamente sostenute, dall'altro lato vi sarebbe una destinazione che è congrua rispetto alla natura dell'immobile. E la fondazione cosa ha fatto? La fondazione ha impugnato al TAR del Lazio l'atto di revoca e il successivo atto con cui il comune ordina di rientrare nella disponibilità dell'immobile.